E chi ci ferma più a noi, ragazzi? Ma chi ci ferma più? Chi ci ferma più? Inter 3, Sampdoria 0. De Vrij, Barella che fa un gran gol con un grande assist di Bastoni. E poi, ragazzi, ha segnato perfino il Tucu Correa. Se ha segnato il Tucu Correa, allora significa che tu la partita la portavi a casa senza se e senza ma. Ma io a questo punto mi chiedo: dov'era l'Inter fino a qualche tempo fa? Perché vista quella di oggi, con un minimo sforzo, un grandissimo assist di Hakan per il gol di De Vrij sul calcio d'angolo, rinvio straordinario di Bastoni che per Barella imbuca e che fa un gol straordinario, il Tucu Correa, ragazzi, che segna a questo punto, veramente non ho più un qualcosa da dire, sinceramente rimango esterrefatto. Però io mi chiedo, questa Inter dov'era fino a qualche tempo fa? Perché se continuiamo a giocare così, e abbiamo continuato a giocare così, io credo che qualche punto in più lassù potremmo stare, visto che il Napoli viaggia ormai a freccia rossa senza sosta. Noi a questo punto potevamo prenderci qualche altro punto a questo punto della situazione, cosa che purtroppo non è stato. Però non voglio lamentarmi perché è stata una partita perfetta. Mi chiedo solamente che se avremmo fatto probabilmente qualche punto di più, probabilmente oggi la classifica sarebbe stata un po' leggermente diversa, no? Però ragazzi, che dire, una squadra veramente che continua ancora una volta a piacermi. Comunque, anche se poi un po' dei rischi nel finale ce li siamo presi, i rischi del finale ce li siamo presi, però fa parte del gioco. A me quello che è interessato è vedere se la squadra continuava a dare continuità a gioco, al risultato, a mentalità, ed ha risposto sempre comunque alla grande. Onana, ragazzi, non devo dirlo io, Onana praticamente, ragazzi, che non fa per niente, per nulla rimpiangere Samir. Quando ogni volta che lo chiami in causa, sempre che si fa trovare pronto, da quando gioca lui, l'Inter non sta più perdendo. Sarà un caso? Sarà un caso? Ditemelo voi nei commenti, perché io questo ho visto oggi. Da quando c'è Onana in porta, l'Inter non subisce più di tanto e non perde più. Allora sarà un caso questo? Questa è una domanda. Sarà un caso? Ditemelo anche voi, perché a questo punto ci voglio capire anche io. E che dire, ragazzi? Una vittoria, credo, liscia, ben fatta, giocata bene, interpretata fin dall'inizio bene, anche se a volte vedo sempre quei 5-6 minuti di nervosismo, però questo probabilmente fa parte del gioco. Ma l'importante era aver portato a casa il risultato. Altri 3 punti da mettere lì in classifica. Ragazzi, prossima settimana lo sapete anche voi, lasciamo perdere adesso il Bayern. Arrivano i Coppi e io è quella che aspetto con ansia, è quella la partita che voglio. È tutta la settimana che non vedo l'ora di affrontarli questi testa di cazzo, quindi proprio non vedo l'ora di affrontare questa Juve. Grandi ragazzi, grazie. Grazie che finalmente avete aperto finalmente le valvole per andare dritti come un treno. Grazie.